Napoli e l'Ucraina insieme per il carnevale in serenità, senza però dimenticare l'orrore della guerra. L'associazione Dateci le ali, insieme alla libreria Io ci sto di Napoli, ha organizzato infatti una sfilata di carnevale che ha coinvolto in un percorso di integrazione i volontari dell'associazione e i tanti profughi ucraini accolti in città. I temi rappresentati nel corso della sfilata sono stati la città di Napoli, San Gennaro, San Nicola, la Madonna, Partenope con Ulisse, la Regina di Napoli, il Vesuvio. La realizzazione degli abiti è stata affidata ai volontari dell'associazione e ai rifugiati, che insieme hanno sfilato sulle scale di Piazza Fuga al Vomero per mostrarli al pubblico. Il presidente di Dateci le ali, Antonio Samà. È dal mese di aprile che stiamo cercando di dare tanta gioia ai più piccoli che sono le vittime di questa guerra. Grazie anche al lavoro indefesso della libreria Io ci sto, che sta seguendo tantissimi bambini sia per quanto riguarda la preparazione scolastica sia per quanto riguarda lo sport, noi siamo qui come associazione Dateci le ali. Io in qualità di presidente oggi incarno praticamente l'immagine di San Nicola, il protettore dei bambini, e speriamo che questi bambini possano avere tanta pace e tanta serenità ancora per tutto il tempo che resteranno qui in Italia, e speriamo che arrivi anche la pace. E dopo 3 anni di stop invece a Saviano torna la sfilata dei carri allegorici, protagonisti del carnevale. Oltre 50.000 le presenze. I carri hanno lanciato messaggi sociali attraverso i temi scelti per questa edizione 2023. La bellezza e la fragilità di madre natura, i cambiamenti climatici, il Covid, ma c'erano anche le serie TV di maggiore successo e il metaverso. Un'affluenza oltre ogni aspettativa, con ospiti, gruppi organizzati e famiglie provenienti da tutta Italia, a testimonianza di una festa che è entrata di diritto in uno scenario di livello nazionale, ha sottolineato il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli.